semplificare le procedure, dare più risorse di personale agli enti locali, e questa è la lezione che arriva anche dalla esperienza aquilana della ricostruzione. Se vogliamo, il PNRR è in grande un progetto di ricostruzione dell'Italia. Se si pensa che fino a pochi anni fa ci volevano 8 anni mediamente per un'opera pubblica fra i 5 e i 10 milioni di euro, esattamente gli stessi anni che ci sono voluti per costruire l'autostrada del Sole, è chiaro che il sistema è un po' avvitato su se stesso. E io credo anche una cosa, che bisogna rendere ordinaria la straordinarietà. Oggi, con fasi successive, abbiamo sottratto dal codice degli appalti prima le scuole, poi il PNRR, oggi anche la ricostruzione pubblica dell'Aquila. Sarebbe molto più utile un sistema di norme più leggero, più chiaro, che garantirebbe non soltanto rapidità, ma anche una maggiore trasparenza.